vuoi venire qui? Senza che noi ci fossimo accorti. Ma la cosa invece importante, della quale il conservatorio sembrava non essersi accorto, questo invece era molto grave, c'era stato un grande interesse per la musica classica, devo dire, era il periodo in cui cose che non erano mai successe, la scala c'erano le file per entrare, non per le opere, per i concerti sinfonici, erano successe cose eclatanti. C'era un grande interesse per la musica a livello popolare, erano sorte molte scuole popolari di musica, Sottestaccio, Santa Marta, Circo di Arci, eccetera. Cioè c'era tutto un movimento in campo musicale e conservatore davanti per la sua strada. Voglio dire, sembra una follia, ma effettivamente era così. Io allora ero studente, nel 76-77 anche insegnato, non feccio. Che non era molto da insegnare. Ma io, come militante, come molti, insomma, della sinistra extraparlamentare, ero un momento studentesco. Vivevo in modo abbastanza drammatico questa contraddizione. Da una parte volevo contribuire a modificare qualcosa con il mio piccolo, dall'altra parte però era difficile cosa fare con l'osservatore che era. E quello che mi sembrava sbagliato era che dei problemi dell'educazione musicale, o diciamo dell'approccio alla musica da parte di adulti, lavoratori, studenti, bambini, e lo stesso da parte di chi non aveva intenzione di diventare un esercito professionista, di questi problemi non si occupava di conservatorio, ma nemmeno gli studenti del conservatorio, cioè gli studenti del conservatorio andavano per la loro strada, facendo in modo di andare più velocemente le dita o meglio acquisire la migliore tecnica per diventare un buon musicista e vendersi bene sul mercato, quello che poi le esigenze musicali erano un'altra cosa, le esigenze musicali del paese non interessavano. Questo secondo me è il. Avevamo messo in piedi un collettivo politico, un conservatorio, ovviamente sulla sinistra, che promuoveva, che spingeva, che diceva alle assemblee degli studenti, che portava a discussione questa cosa. Quello che noi pensavamo è che non servisse fare l'ennesima scuola popolare. Spesso a scuola popolare di musica ci insegnavano dei dilettanti in un senso pregevole del termine e non sempre erano un altro livello, a volte sì, a volte no, ma quello che secondo me era importante è che il musicista di domani conoscesse la realtà musicale del paese, che venisse a contatto con questo e in qualche modo si assumesse la responsabilità di questo. E quindi in questo senso era importante non fare una scuola popolare di musica, ma fare qua dentro il conservatorio. Cioè il luogo era importante per coinvolgere, per tentare il più possibile di coinvolgere allievi e insegnanti. Cosa che all'inizio si era abbastanza riusciti. L'organizzazione del conservatorio, l'organizzazione dopo degli studi del conservatorio fa sì che sia difficile organizzarsi, sia per gli insegnanti, sia per gli studenti. In pratica i conservatori si prendono come se fossero delle lezioni private, in un luogo pubblico, insomma, c'è poco scambio, c'è poca possibilità di incontrarsi. Io per le ore ho sempre fatto, a battere volontini, cioè discutere, insomma.
passato la vita in conservatorio. Comunque, io ho trovato un consuntivo del 76, dell'anno scolastico 77-78, in cui c'è l'elenco degli iscritti, nome per nome, indirizzo, 177 iscritti, non era una sbagliata. La prima assemblea che c'è stata della cultura scala, 150 persone, c'erano 4 classi di pianoforte, 4 di chitarra, 3 di flauto traverso, 1 di flauto dolce, 2 di violino, oboe, trombone, coro, analisi di musicale, cioè c'era una... Sì, c'era. Io ho avuto poco tempo per cercare nelle scartoffie attestate accademiche, però per esempio ho trovato anche degli articoli, per esempio della dottoressa ha parlato Panorama, del 1 marzo 1977, che non ha parlato solo dell'apertura serale, tra di molte cose, tra cui anche questi corsi serali. Notto continuo del 6 maggio 77, su Repubblica, che scrivevo io, quindi 7 dicembre ho scritto un articolo dicendo che partivano le iscrizioni. Il Corriere della Sera ha pubblicato la notizia dell'occupazione, 10 febbraio del 1977, e sullo stesso Corriere della Sera ha pubblicato per esteso un comunicato stampa che non abbiamo fatto. Il 14 febbraio c'è subito stata la risposta del maestro Orlando, che era il direttore, che negava che il conservatorio fosse occupato. Ma insomma, io c'ero, sono sicurissimo che eravamo molto dentro a occupare il conservatorio. Questo, il fatto che ne abbiano parlato i giornali è stato ancora più vincente, perché il maestro Orlando, penso tutte le persone assennate, non voleva fare la figura di quello che aveva che negava, che aveva rotto con gli studenti, cioè, perché c'è stato un po' un gioco delle parti. Il consiglio di direzione inizialmente alle richieste si rispondeva no, cioè la maggioranza, anch'io nel consiglio di direzione, c'è cioè, un certo punto erano 2 studenti, poi 3 studenti, che erano sempre messi in minoranza. Quando poi il consiglio di direzione ha in qualche modo accettato l'idea dei corsi serali, questa idea veniva poi bocciata al consiglio di direzione. Siccome il Consiglio di amministrazione è quello che decide su tutte le questioni economiche del conservatorio e anche quello che decide sulle questioni per quanto giuridiche del conservatorio, se si apre la sera il conservatorio per un concerto ci deve essere un responsabile, se succede qualche cosa si deve sapere a chi chiedere conto. E questo compito non è del Consiglio di direzione ma del Consiglio d'amministrazione. Nel consiglio d'amministrazione non c'erano rappresentanti degli studenti, quindi si andava lì e tutto moriva. Moriva nel senso che alle richieste non c'era risposta. Ma ha fatto delle richieste con mesi e mesi e non c'erano mai risposte. E quindi l'occupazione è stata necessaria per costringere a rispondere. Poi c'è un incartamento, ho provato qualche lettera mandata tutto al presidente del consiglio d'amministrazione, il quale si era impegnato con un'assemblea che naturalmente non è venuto. Loro l'assemblea ha fatto una mozione che stigmatizzava e chiedeva un altro incontro, insomma, e alla fine insomma, si è riusciti a smuovere, però sempre sul filo del rasoio. Praticamente la possibilità di organizzare in maniera stabile questi corsi, da quelli di cose che non è mai stata fatta, cioè, sì, c'erano, si tolleravano, si potevano organizzare, però erano semi-legali. Sempre stato un po' una situazione di questo genere. Io poi ho trovato tra le carte anche delle cose che possono anche essere interessanti. Ad esempio, quando c'è stata appunto l'occupazione, ci sono state lettere, io ho trovato solo 2 lettere e un telegramma. Una lettera degli studenti democratici del Civico Istituto Militare di Tallini di Pavia, che si organizzava, la sezione sindacale CGL, per gli insegnanti del Conservatorio dell'Aquila, collettivo politico di Santa Cecilia di Roma, poi io l'alleata l'avevo persa, non lo so. Comunque, mi ricordo che c'era stato un eco a livello nazionale, insomma, nel Conservatorio, che comunque tenevamo dei collegamenti tra studenti, a fatica, insomma, però tentavamo di tenere questi collegamenti e queste sono state anche le cose determinanti che hanno fatto sì che a un certo punto questi corsi hanno potuto essere appunto, come dicevo, tollerati anche se non assunti. Quello è,
Quello che volevo, adesso approfondito soltanto le quattro, quei corsi sono continuati, io sono andato a insegnare lontano, quindi, cedo la parola, è un po' la memoria storica dell'inizio, per quel poco che mi ricordo. Cedo il microfono. Io posso dire questo, che a questo proposito, fin dall'inizio, io sono stato abbastanza poco, perché poi appunto sono andato a insegnare a 1400 km di distanza, quindi, ma fin dall'inizio avevamo deciso, ad esempio, di non insegnare solfeggio parlato, partendo proprio dall'esperienza negativa di questo insegnamento. Adesso si sta discutendo anche il conservatorio, però comunque lo si insegna ancora, sul peggio parlato. La teoria sì, ma sostituire invece sul peggio con esercizi ritmici, col canto, il coro, eccetera. C'era questo tentativo già all'inizio di non riproporre l'insegnamento del conservatorio della sera, perché non sarebbe stato quello, insomma, non avrebbe portato a degli obiettivi. Poi questo sul solfeggio e l'altra cosa su cui subito abbiamo insistito, cioè abbiamo subito impostato fin dall'inizio, è il fatto di suonare e cantare assieme e non privilegiare i corsi strumentali, vocali da solo. Chiaramente bisogna migliorarsi, perché è inutile fare le stesse cose senza imparare niente, cioè non è divertente né per chi insegna né per chi impara. Però mettere subito frutto e suonare assieme, perché suonare assieme è la cosa più bella che c'è, è la vita della musica. Per secoli si è suonato assieme, il solismo è molto recente, insomma. Gran parte della musica è musica insieme, e insieme si possono imparare molte più cose, non dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista in generale, dal punto di vista musicale. Quindi c'è stato fino all'inizio uno sforzo in questa direzione. Posso dire una cosa, posso dire una cosa molto brevemente? Scusa, posso dire una cosa? No, in questo luogo il detonatore prende di un insegnante che disse a un psicodrammatico collegio dei professori, dice: ci sono allievi mediocri, benissimo, facciamo musica alla camera. Allora io decidi senza rimpianto alcuno di andare a fare.